Il ghiacciolo non è una cosa indispensabile, non è così necessario, è un treat, è esattamente come noi esseri umani durante una giornata così calda andiamo al bar prendendo un ghiacciolo per un po' rinfrescare, per dare un po' di tregua. Allora, questi treat fanno parte di un programma di recamento ambientale che abbiamo, facciamo tutto quanto per stimolare i nostri animali e riempire la loro giornata, far lavorare per mangiare. In questo caso particolare, con questo caldo, utilizziamo i ghiaccioli. Praticamente un bicchiere di acqua col pezzo di frutta dentro che si appende e loro mano a mano che si scioglie leccano, rinfrescano e mangiano anche la frutta. Ma a parte di questo, la cosa più importante è che affrontiamo un caldo importante, non è facile perché anche dura tanto, ed è assicurare che i nostri animali hanno tutto quello che hanno bisogno, da ombra, tanta acqua a disposizione, e vengano monitorati da vicino dai nostri guardiani per vedere se qualsiasi indicatore con qualche animale che non sta bene con il caldo, a disposizione a specie che hanno bisogno di vasca di acqua per rinfrescare, come tigri, come elefanti e altri, vasca di acqua, possono entrare dentro, possono rinfrescare. Recinti, alcuni recinti rinfreschiamo con l'acqua, con altri animali abbiamo condizionatori, ventilatori, refrigeratore di acqua alle otarie della California che stanno qua alle nostre spalle, là c'è una vasca grande per loro e che là acqua tende di scaldare, e abbiamo installato un refrigeratore di acqua l'anno scorso che mantiene la temperatura sotto 25 gradi e così via. Dobbiamo cercare a fare tutto possibile per garantire la loro benessere. Siamo abituati, l'anno scorso avevamo più o meno anche 40 gradi, qua quello che vedo adesso per ora che sta continuando più giorni e più giorni diventa più difficile per tutti quanti, e questa è la paura, tra l'altro la preoccupazione, e quest'anno è così, che succederà il prossimo anno? Peggiorerà ancora e peggiorerà ancora l'anno dopo?
In questo caso dobbiamo cominciare a pensare di prendere più provvedimenti, più condizionatori, più aree fresche per specie che sono più sensibili. Sentiamo, dai.